Grande successo, sono molto lieto dell'adesione dell'Unione Europea. Abbiamo lavorato perché abbia il padiglione in un posto centrale davanti a quello dell'Italia. Confido molto sull'impegno di Barroso, in particolare perché ha condiviso la proposta che ha fatto la Regione del documento di lotta alla contraffazione. È un documento a cui tengo molto, un protocollo che voglio far firmare tutti i paesi europei in occasione di Expo, e l'Unione Europea è alleata in questa straordinaria operazione che rende più sicuro gli alimenti e che contrasta una pratica che danneggia molto l'economia italiana. Nella società della politica italiana, dopo Salvini, ieri Renzi ha vinto la grande, sarà una bella sfida. Sì, la politica va nelle mani dei quarantenni e questa è una buona cosa, che non vuol dire rottamare chi ha più di 40 anni, ma vuol dire investire sul futuro. È un'operazione che io ho voluto fare, rinunciando anzitempo alla mia carica di segretario. Sono molto contento di Salvini, sono contento di Renzi. Si apre una fase interessante, molto dinamica e effervescente, credo, nella politica italiana. Noi siamo pronti. Domenica ci sarà il congresso che eleggerà Salvini, noi siamo pronti a affrontare le sfide del futuro. Berlusconi che ne farà secondo lei? Non lo so, l'ho sentito, mi pare che lui abbia intenzione di far cadere il governo, di andare alle elezioni anticipate facendo l'election day con le europee. Non so se avverrà, ma se dovesse avvenire non mi straccerò le vesti e saremo pronti anche per quella occasione. Nessuna rottamazione quindi neanche per Bossi. No, ho sempre sostenuto questo, che Bossi ha un ruolo, ha un posto dentro la Lega e il ruolo è quello di tenere insieme, di contribuire a tenere insieme il ruolo di presidente. Se accetterà questo è benvenuto, ovviamente, però noi andiamo avanti e andiamo avanti rapidamente. Visto che l'Unione Europea spesso viene messa in discussione, l'occasione dell'Expo, quale dovrebbe essere? Cosa chiederebbe anche per cercare magari un po' di invertire le tendenze? L'Expo è una grande occasione per noi prima di tutto e molto concretamente io voglio che realizzi due cose. Primo, come ho detto, una consapevolezza condivisa da tutti i paesi europei nella lotta alla contraffazione alimentare, che è un rischio per la salute e un danno grave per l'economia agroalimentare italiana. E secondo, voglio lavorare perché dopo Expo sia un successo altrettanto grande di Expo. Non può essere un'area dismessa dove non si sa che cosa fare. Io ben chiaro, so bene, ho delle idee su che cosa fare, una città dello sport con un nuovo grande stadio e lavoro per questo.